Vai tutti insieme, portellone, vai! Vai, vai, portellone, vai! Vai, Batman, supereroe, vai! Vai, vai, portellone, vai, Batman, vai, Batman! Portellone, vai, portellone! Bacia! Non male capo, mamma mia, calma! Bellezzo capello! L'ho trovato in Damunitz! È nuovo! Questo suo cappello l'ho trovato tra una discarica di indumenti, sezione K, reparto L, cappello. Già, tutto c'ha un senso, sono l'uomo dei fuochi e sono un supereroe. Devo dire che la gente, noi supereroi ci vogliono bene, infatti oggi è venuto una della Caritas e ti viene a mangiare da noi. Ho detto, va bene, sono andato, ho detto, che ci avete? Ci abbiamo zuppa da loro, e per noi ci sta niente. Quando ci capisci allora perché ce l'hanno mangiata lui? Non rientra. Perché si bigotti schiavi del sistema, siamo quello che compriamo. Perché se siamo quello che compriamo è perché siamo quello che consumiamo. Se siamo quello che consumiamo siamo anche quello che mangiamo. E se siamo quello che mangiamo siamo anche quello che caratterizza questo sistema malato. Tutto quanto pronti, sempre a dire io tengo a barca a vela, io tengo l'acqua scuta, io tengo frate, io tengo gommone. Ma fa, nata! Ma sono l'uomo dei fuochi, io riutilizzando l'immondizia invento le cose. Per esempio, questo sono materiale di risulto di telefonia mobile e io ci ho fatto un mobile per telefonia. Questi sono telefoni che erano oramai vittime di obsolescenza programmata. Tutta la struttura poggia su una canna fecale alla cui sommità il colombo defecando genera energia. Infatti c'è praticamente collegato all'ano e crea energia. Voi pazziati che se hanno tecnologia applicata. Alti livelli. E comunque, ma che si funziona, eh? Sì? Auto! Dice cosa così, però. Alla base abbiamo una macchina del tempo, quindi tutti quanti insieme portiamo il tempo, vai! Vai, portiamo il tempo, vai! Vai, vai, portiamo il tempo! Vai, portiamo il tempo, vai, portiamo il tempo! Vai, vai, vai! Basta, basta, basta! Salve del nuovo tempo, basta! Ecco, sì, è arrivata una notizia ansia. Morto l'inventore del CD. Ci dispiace, ci dispiace. Stanotte mi trovavo. Sapete che cos'è la street art? Cioè, sono forme nuove di abbellimento delle nostre città. Stanotte sono passato davanti a un muro che veramente facevi schifo, scarrupato, tutto azzeccato. Avevano fatto un dipinto ed era molto più bello. Allora ho cominciato pure io a fare la street art. Sono andato vicino a un muro, ho fatto la Venere di Botticelli. Il giorno dopo sono tornato e dietro ho trovato, disegnato dietro alla Venere, un membro maschile. Non mi sono arreso, il giorno dopo ho disegnato la maglia desnuda di Goya. Sono ritornato il giorno dopo e anche questa volta ho trovato disegnato sempre là, chi l'ha fatto là. Allora ci ho fatto la Mona Lisa, con culo in un hotel. Il giorno dopo ho trovato disegnato, non sai te, è un membro là. Allora questa è la dimostrazione che veramente in Italia appena c'è chi fa qualche cosa di bello arriva sempre un membro che deve vedere di metterti. Ci vuole sulla mente una mentalità nuova. Sta bene, portellone, vai!